E ancora polemica dopo il consiglio comunale tenutosi ad Eboli martedì e caratterizzato da momenti di tensione che hanno coinvolto anche persone presenti nel pubblico. Martedì sera è stata scritta la più brutta pagina della vita politica e amministrativa della nostra città negli ultimi 30 anni. Noi avevamo richiesto un consiglio comunale su appalti, affidamenti e incarichi per mettere a conoscenza della cittadinanza tutto quello che è avvenuto nell'ultimo triennio, le gravi anomalie, illegittimità e alcuni casi di illegalità che abbiamo poi prontamente denunciato alle autorità competenti. In questo clima teso, sia il sindaco che il vice sindaco hanno perso letteralmente le staffe, denigrando non solo il sottoscritto ma anche altri colleghi consiglieri comunali e andando al di là del perimetro che poteva essere definito in caso di critica politica, si è scesa a un livello da mercato rionale. Sono state perpetrate offese anche pesanti a livello personale e ovviamente ne dovranno rispondere innanzi ai magistrati. Ma ciò non toglie l'importanza di questo Consiglio Comunale che si è regolarmente svolto e noi proseguiremo su questa strada, ovvero quella della trasparenza e dell'informazione ai cittadini. Non ultimo un gravissimo atto di insulti, insomma, verso un consigliere comunale di minoranza da parte di un dipendente comunale, come ha riportato ampiamente la stampa locale, scene che non si verificano neanche forse nel consiglio comunale del Burkina, in un paese del Burkina Faso, perché è impensabile oggi svolgere la funzione di consigliere comunale di opposizione, fare un dibattito politico e essere aggrediti in tutti i modi verbali su quelle che sono poi vicende strettamente personali. Ti riferisci Un a Cuomo, atteggiamento no? che va... Sì, la mia solidarietà va all'esponente del PD Cuomo, sono atteggiamenti da condannare e sono atteggiamenti che però nel silenzio di chi amministra primeggiano, perché se l'amministrazione comunale, il segretario comunale, il presidente del consiglio comunale iniziano a mettere nero su bianco che quando facciamo un consiglio comunale ci sono delle regole da rispettare, e allora saremmo tutti più contenti. Per adesso non abbiamo visto reazioni in tal senso, ne prendiamo solo atto e noi continueremo su questa strada invece, la strada della onestà e della trasparenza. Stiamo raccontando delle scomode verità. E questo può far male a qualcuno, può far innescare dei meccanismi di ampio nervosismo che vanno al di là, ripeto, del dibattito politico e i cittadini purtroppo assistono a queste scene.